60 giorni e poi il via al campionato di Lega Pro, in attesa di capire definitivamente chi parteciperà ai tre gironi previsti e di vedere come saranno disegnati i raggruppamenti che da questa stagione tornano al taglio orizzontale nord, centro e sud. Il consiglio direttivo della Lega di terza serie ha stabilito le date del torneo che verrà. Si comincia dunque domenica 29 agosto e si finisce il 24 aprile del 2022. Oltre alla regular season è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C si disputerà il 13 o 14 agosto, mentre il secondo turno il 21, e in quest'ultimo vi prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia. Punto centrale della riunione di ieri è stata la verifica delle domande di ammissione al campionato di Serie C, il cui termine si è chiuso alla mezzanotte del 28 giugno, mentre per le società neopromosse dalla D vi sarà tempo fino al prossimo 5 luglio. Il consiglio direttivo ha deliberato di certificare alla federazione che le 50 domande complete sono state regolarmente presentate, mentre una domanda, quella della Casertana, è stata depositata priva della necessaria fideiussione. A questo punto potrebbe entrare in ballo quella aglianese, che pur prima nella graduatoria dei ripescaggi potrebbe alzare bandiera bianca. La problematica relativa all'impianto dove giocare le partite interne sembra essere uno scoglio quasi insormontabile. Per rendere conforme alle normative lo stadio di Agliana, infatti, occorrerebbero opere di rilievo come triplicare l'illuminazione, installare un sistema di videosorveglianza, disporre di uno spazio per la stampa. Inoltre, le società ripescate non possono indicare uno stadio diverso da quello di appartenenza, ed è richiesto che lo stadio possieda già, al momento della richiesta, tutte le condizioni di conformità. A questo punto i toscani potrebbero dare forfè liberando uno slot. Dopo l'aglianese, prima nella graduatoria ci sarebbe il Picerno, che tuttavia non può chiedere il ripescaggio dopo l'illecito sportivo rilevato nella partita col Bitonto del maggio 2019. A quel punto in terza posizione ci sarebbe la vincitrice del playoff del girone I. In lotta ci sono le due messinesi, ACR ed FC, ma con spareggi ancora tutti da giocare e semmai da vincere. Scorrendo ancora scatterebbe la quarta piazza, dove invece c'è il Latina, secondo nel girone G di Serie D, vincitrice dei playoff del proprio raggruppamento, che farà certamente domanda per il ripescaggio, avendo anche uno stadio perfettamente a norma. Durante il consiglio direttivo inoltre sono state sottoposte all'attenzione dei consiglieri la bozza di regolamento della Coppa Italia di Serie C e dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 Beretti 2021-2022, che verranno discusse in occasione del prossimo direttivo del 6 luglio. Il presidente Ghirelli ha espresso l'auspicio che la prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga notte della pandemia. Guardando all'imminente futuro, ha ribadito la necessità che a livello governativo si definisca un calendario per le riaperture e le percentuali di capienza degli stadi. Il sottosegretario Vezzali, ha continuato Ghirelli, ha dimostrato massima attenzione al tema. È fondamentale avere un quadro delle riaperture in modo da avviare la campagna abbonamenti, che drena risorse finanziarie indispensabili nei primi mesi del campionato, ha concluso il presidente della Lega Pro. A questo punto anche gli eventuali ripescaggi potrebbero ridisegnare la geografia dei gironi, con le due abruzzesi che potrebbero finire, nella peggiore delle ipotesi, in due raggruppamenti diversi. Il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani, nei giorni scorsi aveva fatto intendere che la sua squadra aveva buone chance di finire nel girone B, ma la mutevolezza delle situazioni potrebbe, a differenza del Teramo, che invece sembra essere quasi certo starà nel centro, far terminare i biancazzurri nel girone meridionale, che mai come questa stagione sarebbe super competitivo.